Buongiorno, allora sono uscite anche le cifre di Douglas Lewis. E lo so, sarò monotono, no? Ma è talmente bello prendersi la soddisfazione di smentire coloro che avevano costruito storie su altre plusvalenze, la Juve continua, non ha capito la lezione, continua imperterriti, sono arroganti, se ne fregano delle regole, fanno quello che vogliono, come hanno sempre fatto. Diciamo che sono stati anche puniti, ma questo non si ricorda mai. Quella direttiva, vabbè, lasciamo stare. E quindi l'arroganza tipicamente juventina, se ne fregano il tutto, lì tutti i proseliti di gente, sì, hai ragione, sono i soliti di qua, di là, di lassù. E quindi anche commentatori che sentiamo sulle radio, che vediamo in televisione, eccetera, no? Che dicevano, sono cifre chiaramente gonfiate, e di qua, di là, stanno zitti. Stanno zitti e devono stare zitti perché le cifre sono state pubblicate, le cifre dell'affare Douglas Lewis, ok? E i due giocatori, Ealing e Barrenechea, vanno via complessivamente per 22 milioni, 14 Ealing Junior e 8 Barrenechea, pagabili in 4 esercizi, così come giustamente avete corretto. Anche la Juve paga i 28 milioni di conguaglio in 4 esercizi, perché ormai tutti fanno così, da una vita fanno tutti così, no? Ecco, e generano un beneficio al netto degli oneri accessori di 11,9 milioni in junior, e mi sembra assolutamente normale, compatibile, e di 5,5 milioni Barrenechea, perché allora, perché siccome la Juve non può creare plusvalenze dalla cessione dei giocatori, la Juve può solo creare minusvalenze, attenzione, la pena accessoria, non codificata, ma del sentimento popolare, che la Juve d'ora in avanti, quando vende giocatori, deve perderci. Deve perderci. Se crea una normalissima plusvalenza, quindi un guadagno su quello che ti ha costato il giocatore a suo tempo, sulla quota di ammortamento, eccetera, no, la Juve non può. Le altre sì, la Juve non può, perché è stata condannata, quindi vedi ancora. Quindi, diciamo così, ascoltare l'assordante silenzio di coloro che se la sono presa male, ok, non ha prezzo, non ha prezzo, non ha prezzo. Però la Juve è questa, ragazzi, quando a volte ve la prendete col fatto che la Juve non risponde con i comunicati, non risponde a parole, sta zitta, subisce, eccetera, eccetera. Ve l'ho già spiegato un po' qual è il motivo, no? Per non dare adito ad altri di intromettersi, di creare casino, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco il modo di rispondere alla Juve, quello poi di concludere un affare e pubblicare le cifre. Poi i compilatori di bilanci altrui facciano quello che vogliono, ma mi dispiace per voi e mi rivolgo ai compilatori di bilanci altrui. Allora, Alicia Lehmann arriva, attenzione, perché lei, attenzione, questa ragazza qua, tra l'altro, ha la stessa popolarità mediatica paragonabile, non ha la stessa, ha una popolarità mediatica paragonabile a quella di Cristiano Ronaldo nell'ambito del calcio femminile. Non sto parlando di abilità tecniche, ma di popolarità mediatica. Quindi, nel pacchetto Douglas Lewis, dal punto di vista mediatico e di conseguenza anche, perché no, commerciale, in riferimento naturalmente in principal modo alla categoria woman, la Juve ha fatto un altro grande affare, perché sicuramente la curiosità nei confronti di questa squadra e magari anche, non so, io il tifo, la passione, eccetera, aumenteranno grazie all'arrivo di Alicia Lehmann, appunto, che è la compagna di Douglas Lewis. Quindi doppio colpo in casa Juventus, direi che la Aston Villa, insomma, doppio
di soldini da presero, e poi si porta a casa due giocatori sicuramente molto interessanti. Mi spiace un po' per Erling Junior perché secondo me ha dei margini di miglioramento notevoli. Su Barena CIA non mi pronuncio, ragazzi, perché non l'ho seguito col Frosinone, quindi non so come si è comportato, ma sicuramente a Frosinone erano molto contenti del suo rendimento. E adesso è la volta di Kefren Turam, per il quale Giuntoli ha pronta l'offerta, è vero. Il Nizza chiede 20 milioni, vorrebbe abbassare la parte fissa a 14-15 e aumentare quella di bonus, e metterci dentro dei bonus facilmente raggiungibili. È una questione di tecnica formale, insomma, ecco, quindi in teoria non dovrebbero esserci ostacoli. Il giocatore andrà a uno stipendio di circa 2 milioni netti l'anno a salire. Dalla giusta forma ha firmato per 5 milioni netti all'anno per 5 anni, quindi il famoso tetto ingaggi si è sicuramente abbassato. Poi col fatto che Rabiot non rinnova, la Juve si è tolta un ingaggio da 7 milioni netti l'anno. Adesso chi prende di più è sono Chiesa, che va sui 6, e Vlahovic, che dall'anno prossimo ne percepirà 10 netti l'anno, dopodiché ci saranno i successivi adeguamenti. Stavo parlando di Kefren Turam, dovrebbe avviarsi alla conclusione a breve l'operazione, quindi già due centrocampisti, adesso diciamo uno, ma comunque un altro molto vicino, quindi potenzialmente due centrocampisti nuovi nella Juventus, al netto del fatto appunto che Rabiot non ci sarà più. E una volta sistemata la questione Kefren Turam, partirà diciamo così, l'offensiva, anche questo è un po' esagerato di termine. Comunque la Juve si concentrerà su Koopmeiners, e qui è l'operazione più difficile secondo me, perché al di là del costo elevato c'è comunque sempre una buona resistenza dell'Atalanta. E la Juventus non può fare altro che inserire delle contropartite cercando di convincere l'Atalanta ad accettarle. Non è assolutamente semplice. C'è Huijsen, che può rappresentare una buona carta in questo senso, valutato sui 25 milioni, e vediamo se ci saranno altri giocatori di gradimento dell'Atalanta. Però io penso che, insomma, il passato insegna che quando la Juve si fissa su un giocatore, poi è facile che lo porti a casa, insomma. E poi c'è il discorso difesa. Qui Calafiori sta facendo, o meglio, il Bologna sta facendo resistenza su Calafiori, ma è una resistenza, diciamo così, economica, nel senso che dopo comunque un buon europeo, diciamo mediamente giocato dal calciatore, la quotazione sarebbe schizzata a 40-50 milioni. Ed è una quotazione francamente alta, laddove si manifesta appunto la volontà di una società di non vendere il giocatore, o se proprio devo vendere, deve arrivarmi l'offerta irrinunciabile, no? Normalmente si ragiona così. Ecco, dicevo, 50 milioni sono tanti, mi sembra, no? Perché alla fine credo che possiate condividere questa situazione, questo pensiero mio. E allora l'idea della Juve è quella di ripiegare su Kiedior, che ha giocato nello Spezia, che ha giocato adesso nell'Arsenal. Qui le valutazioni sono decisamente più basse, si sa, sui 25-30 milioni, forse anche meno, direi anche meno, e quindi questa è un'operazione che la Juve potrebbe anche portare a termine. Diciamo che sul mercato di oggi c'è ben poco da aggiungere. Se ci saranno ulteriori sviluppi, naturalmente ne renderemo conto nel video di questa sera. Iscrivetevi al canale, naturalmente, e ci vediamo più tardi. Ciao ciao ciao!